eravamo rimasti che avevamo trovato questo messaggio che attivava questa sorta di varco dimensionale. Se ci accingiamo ad attraversarlo e siamo finiti in una casa che di certo non è quella da cui siamo entrati, e vedo che ci stanno altre porte. Ah, interessante, dobbiamo scambiare il passaggio, possiamo... È come se fossero dei portali che ci fanno vedere tante immagini. Evidentemente dobbiamo in qualche modo beccare la giusta stanza in cui stiamo guardando. E sarà un casino. Beh, questo è il mestiere tuo, sei tu che ami i puzzle. Sì, questa mi sembra la adatta. E l'abbiamo azzeccata. Ok, passiamo alla seconda. Come può esserci una scala dentro? Non credo che questa faccia sia la visione di un'altra stanza. Questa è una stanza piccola. No. Non credo che ci siano così vicino. Sono solo tre. Vabbè, può essere che questa era una possibilità. Però ci siamo teletrasportati al piano di sopra. Diciamo che queste stanze sono dei cioè, noi siamo entrati da questo punto e ci troviamo allo stesso davanti. Secondo me non è così. E infatti... Cioè, quando azzecchiamo il giusto percorso ci teletrasportiamo. Ecco. È un casino. Mi sa che abbiamo un numero limitato di possibilità di sbagliare. Se sbagliamo troppe volte, ritorniamo punto da capo. Per cui adesso penso che devi leggere un'altra volta la frase, la preghiera, e riattivare i portali. E stavolta cerchiamo di non sbagliare. Infatti, dai, buttiamoci nella mischia. Io direi di trovare prima le stanze del piano terra e poi di andare oltre. Sì, questa è quella che abbiamo preso prima. Adesso andiamo alla stanza. No, a me mi sembra che... È come se noi guardassimo da quella piattaforma in giù. No, non è la giusta prospettiva. Quindi non è la visione giusta. Questa la possiamo già scartare. I tuoi dettagli. Vabbè. No, qua ci sta la finestra. E la finestra sta nel muro. Questa è l'unica che rimane. La seconda. Vai. E ci abbiamo preso una cantina chiusa. E adesso andiamo qua. No. Dall'angolo si vede che prosegue molto. No, questo sembra una mansarda e non credo sia quella giusta. Questa dovrebbe andare bene. Quella di prima intendo.
No, quell'altra. E infatti ci siamo teletrasportati al piano di sopra. Era un'altra. Vabbè, già che siamo qua potremmo provare a beccare un'altra. Una scala che scende. Noi siamo al secondo piano. E infatti abbiamo beccato la scelta, abbiamo fatto la scelta giusta. E adesso proviamo quest'altra. Io direi che questa è quella giusta. Vai. Abbiamo preso il piano. Quella porta chiusa. Mi sa che possiamo passare alla stanza. Vai. È complicato, però nell'insieme non difficile. Una finestra infilata nel muro, questa è da scartare. È esattamente da dove siamo venuti, non credo proprio che sia il passaggio giù al punto, vedi? Visto che di solito ci sono solo tre opzioni, la terza dovrebbe essere quella giusta. È questa, vai, entra. È questa, stai tranquillo, ne sono sicuro, vai, entra. E voilà. E abbiamo risolto il primo puzzle. Ora dobbiamo andare al piano di sopra e identificare le porte degli altri piani. No, qua è anche io da già. Eh già. Dai, ce la possiamo fare. Questa l'abbiamo appena trovata. Là c'è l'ingresso, io penso che sia questa. No, questa è questa, dai, entra. Non facciamo stronzate, è questa. Dai. Vedi la finestra identica nel tavolino. È quella. Sì, e adesso dobbiamo fare quest'altro, dai. Sì, questo simbolo ricorre un po' dovunque. Questo sta più in terreno, questo l'abbiamo già identificato, e questo, vai. Ecco, qui bisogna ragionare un po'. No, aspetta, questa è la visione che abbiamo del piano a fianco. Questo è quello che abbiamo visto prima. La prossima è sicuramente l'ultima. Penso che sia questa, dai. Ecco, qui adesso la cosa vicina si fa un po' complicata. Che questa non mi sembra di averla vista da nessuna parte. Questo è l'ingresso della scalinata da dove siamo entrati. Questo mi sembra di averlo già visto. Io direi di fare un tentativo con questa qua. Non questa, quella fiamma. Ah, ci sta la scende. E allora non è quella. E allora è la terza. È la terza. Sicuramente la prossima. Tengo uno scatto. Cambia ancora. È questa, è sicuramente questa. Entra.
E voilà! E abbiamo risolto quasi il puzzle. Ora penso che dovessi salire all'ultimo piano e vedere se ci sono altre porte. Sarà che questo è l'ultimo. Sai che siamo nel sottotetto. O come si dice normalmente nella mansarda. E di sicuro stiamo in un'altra casa. Questa l'abbiamo già vista. Questa pure. Questa è la più adatta. Anche per le trappe. E in continuo. Qua c'è un'altra porta. Chissà dove conduce questo. Che si va a identificare. Oh cazzo. Questa è una stanza che non c'entra niente con tutto l'acqua. È luminosa. Adesso i portali ci hanno portato in una stanza segreta che si trova da qualche altra parte. Leggi un po', vediamo un po' che ci sta scritto. Questo è un alambicco. Vabbè, vediamo un poco. Un'altra storia di vita. Tempo fa un mago all'interno di una vecchia casa creava pozioni che mettevano in vedere il futuro. Gli abitanti si recavano a vedere perché volevano anche loro vedere il futuro. Il mago gli spose no, gli abitanti si incazzarono. Diro fuori da casa sperando che il mago uscisse, però il mago sapeva già, lanciò un incantesimo alla stanza delle pozioni, la casa non bruciò ma la stanza rimase intatta, gli abitanti aspettarono ma il mago non uscì mai, e per forza, la casa andrà a fuoco però. Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Certo, se non mi sbaglio è lo zio di Ethan. Ah. A causa del bosco, dell'incendio nel bosco, hanno trovato una distilleria. E visto che qui, evidentemente in questa stanza lo zio di Ethan distillava alcol. Quindi praticamente... E questo fatto adesso vedete che cazzo c'entra. Boh. Ok. Forse non c'entra niente, forse è tutto, non lo so. Comunque la cosa importante è che abbiamo trovato altre tracce psichiche di Ethan. Vi lascio le sue storie che ci permettono di identificare i luoghi dove lui si trova. Ed è evidentemente... Ecco. La casa dove siamo entrati è tornata a essere quella giusta. Diciamo che i portali dimensionali che abbiamo attraversato servivano esclusivamente per farci trovare una traccia di mnemonica di Ethan. Infatti non ci sta più nemmeno il tavolino con l'invocazione.
E va bene, ci siamo fatti questo bel viaggetto attraverso universi paralleli, viaggi dimensionali. Ci siamo fatti un giro per questa bella casa. E adesso mi sa che dovremo continuare l'esplorazione. Però questo accadrà nel prossimo episodio. A presto.